Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi, ma sono in Puglia e sto girando un film, ma sarò lì sicuramente il 19. E intanto volevo cominciare con ringraziare il sindaco Gaetano Manfredi, volevo ringraziare l'assessore Luca Trapanese, tutti i giornalisti e tutti coloro che stanno contribuendo per far sì che questo premio solidarietà continui a premiare il cuore. Perché noi lo facciamo veramente con il cuore, ormai sono anni che grazie a Diego Di Flora partecipiamo a questo evento meraviglioso fatto di emozioni e di veramente di cuore e con il cuore andremo a aiutare, grazie a tutti voi, chi è meno fortunato. E quindi vi dico grazie, vi auguro una buona giornata e ci vediamo il 19. Un bacio a tutti voi. Per me è un piacere ed un onore sostenere questa manifestazione che da anni ha realizzato progetti unici a Napoli. Quest'anno sarà dedicato ai bambini del Santo Bono. È una manifestazione dove le energie e la professionalità che mettiamo in campo sono di altissimo livello. Siamo sicuri che, come sempre, la città di Napoli risponderà in maniera eccellente. È sempre stato fatto il sold out addirittura una settimana prima dello spettacolo, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di avere tantissime persone e di sostenere i bambini del Santo Bono. La 14ª edizione dell'evento benefico Un mondo di solidarietà è in programma sabato 19 novembre al Teatro Mediterraneo con Madrina Maria Grazia Cucinotta. Anche quest'anno i fondi raccolti nel corso della serata saranno destinati ad uno scopo benefico, che stavolta è l'acquisto di una sonda ecografica wireless per un'ambulanza del trasporto neonatale dell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Ora un'organizzazione titanica con tantissimi artisti per supportare forse i più fragili del mondo, i bambini malati. Un onore essere qui in rappresentanza loro del nostro ospedale, soprattutto per ringraziare Diego Di Frola e Maria Grazia Cucinotta per aver scelto ancora una volta il nostro ospedale e il nostro territorio. È una manifestazione importante che si è consolidata negli anni e che rappresenta un punto di riferimento per il mondo della solidarietà napoletano. È una raccolta che è sempre più ricca e che consente di investire sulla sanità. In questo caso ci sarà un sostegno a delle attrezzature mediche per la terapia neonatale del Santo Bono. Quindi è una grande prova di solidarietà di Napoli, ma anche un impegno della società civile per essere vicino ai bisogni dei cittadini e soprattutto dei più fragili, in questo caso dei neonati.